Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire. Dal ristorante Pizzeria Gelindo a Silvi Marina, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ritrova a distanza di tempo il segretario generale di Will Abruzzo, Michele Lombardo, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino firmato Barone di Valforte, questa casa vitivinicola molto importante per il territorio, a questo nostro incontro. È davvero un piacere poterla incontrare. Grazie a voi, buongiorno. Tra poco arriveranno gli antipasti ai frutti di mare di questa struttura di ristorazione che fa onore non solo alla città di Silvi, ci troviamo in provincia di Teramo, ma soprattutto all'intera regione Abruzzo. Salutiamo il suo titolare, Gelindo, grande maestro dei fornelli, che a pochi metri di distanza da qui, sulla statale Adriatica, gestisce un'altra struttura, il ristorante Motel Boston, che va per la maggiore, un locale aperto sia ora di pranzo che ora di cena, entrambi i locali, quindi sia il ristorante pizzeria Gelindo che il Motel Boston, si contraddistinguono per l'ottima cucina marinara, i piatti che hanno fatto la storia della cucina tipica con il buon pesce fresco del nostro mare. Detto questo, veniamo a noi. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, lei è reduce grazie da un incontro con i suoi colleghi, con gli altri sindacati, perché è un momento importante. D'altra parte è stata costituita da poco la nuova squadra di governo regionale, quindi c'è da recuperare quel tempo perso, perché ormai il tempo perso ne è davvero tanto. Ecco, che cosa chiederete, che cosa avete chiesto anche in campagna elettorale ai candidati presidenti della regione? Michele Lombardo. Innanzitutto diciamo che domani c'è l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, e andiamo come CGL CISL UIL Abruzzo, siamo stati invitati dal neopresidente Marsilio, quindi ascolteremo con attenzione il suo discorso di insediamento. È chiaro che noi ci aspettiamo un'attenzione verso i temi del lavoro, del sociale, sull'occupazione. E su questo vorremmo che con il nuovo presidente, con l'onorevole Marsilio, potremmo aprire quanto prima un canale diretto per una discussione che dobbiamo affrontare e che dobbiamo riprendere rispetto a quella che è stata la giunta passata. Ecco, voi nel recente passato siete stati molto critici, molto polemici. Cos'è che non è andato per il verso giusto? Innanzitutto dobbiamo dire che con la passata giunta regionale non c'è stato molto dialogo, soprattutto su quei temi che noi abbiamo ritenuto sempre temi importanti, che sono quelli che abbiamo detto prima. Speriamo che questo nuovo presidente e questa nuova giunta abbia un'attenzione in più sulle questioni che attanagliano ormai da tempo la nostra regione, che sono quelle dell'occupazione, un'economia che stenta a ripartire, un'attenzione al nostro sistema industriale che è importante per questa regione, che non è scontato che rimanga così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, ci vuole un'attenzione e degli interventi mirati per poterlo sorreggere, poi tutto quello che riguarda la sanità regionale, quello che riguarda il sociale, che ecco, sono uno dei temi fondamentali per questa regione. In un momento in cui si continuava a parlare di uscita dal tunnel della crisi, ecco che sono intervenuti dei dati allarmanti, preoccupanti. Addirittura si parla oggi come oggi di recessione economica. Ma cosa sta succedendo? Vogliamo dire la verità ai nostri telespettatori?
Allora, dobbiamo dire questo. Innanzitutto noi come Regione Abruzzo, anche nel momento in cui il resto d'Italia viaggiava in una condizione di ripresina, abbiamo avuto momenti di stop della ripresa. Oggi che l'intero paese, tutti i dati che ci vengono forniti parlano di una recessione tecnica per tutto il 2019, e questo ci preoccupa fortemente, perché come Abruzzo non soltanto non l'abbiamo colta quella ripresina, ma rischiamo di impantanarci come il resto del paese in un anno recessivo, e questo, come dire, ci preoccupa enormemente. Per questo ci deve essere un'attenzione da parte della Giunta regionale e del Presidente a prendere quelle questioni prioritarie per dare dei segnali che siano in maniera diversa da quella del resto dell'Italia e che possano cogliere un momento di ripresa per il nostro Abruzzo, che è fondamentale. Il settore industriale potrebbe essere davvero l'arma vincente nel prossimo futuro, soprattutto se riuscissimo a intercettare quei finanziamenti europei che oggi come oggi non sono stati l'arma in più per il decollo della nostra economia. Assolutamente sì, noi siamo una regione, è vero che siamo la regione dei parchi, tale è e tale deve rimanere, però c'è una presenza industriale forte, c'è un sistema industriale molto molto radicato sul territorio, abbiamo imprese con brand notevoli da FCA per quello che riguarda l'auto. Parliamo delle realtà della Vallata del Sangro. Esatto, la Val di Sangro, come viene definita la Silicon Valley del centro-sud Italia, tale è in effetti, con presidi industriali notevoli. Abbiamo presenze qualificate sulla chimico-farmaceutica, sull'Aquila abbiamo tre aziende importantissime, la Dompena, Menarini ed altre, e quindi abbiamo un tessuto industriale che va salvaguardato. Va salvaguardato perché dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, ma soprattutto perché queste grandi presenze danno a loro volta un lavoro di indotto nella piccolissima impresa e nell'impresa artigianale, che altrimenti rischierebbe fortemente la propria vita. Ecco, intanto sono arrivati i primi elaborati, i frutti di mare, il buon pesce fresco del nostro mare di cena tutti i giorni a ora di pranzo e ora di cena al ristorante pizzeria Gelindo a Silvi Marina. È bello esserci, posto molto conosciuto e molto apprezzato. Ecco, però a questo punto ci serve una svolta, ci serve un cambio di rotta, un cambio di marcia. Lei ha visto anche, ha scrutato quella che è la nuova squadra di governo che coordinerà il senatore Marsilio, il nuovo presidente della Regione Abruzzo. In tutta sincerità, è fiducioso e ottimista? Ci crede? Ma per chi fa il nostro mestiere, bisogna essere ottimisti di natura, nel senso che non dobbiamo farci prendere da un pessimismo, perché è ovvio che fare il sindacalista a tempo pieno significa mettersi dentro i problemi reali, quotidiani, dei lavoratori, dei giovani disoccupati, dei precari, dei pensionati, e questo lo si deve fare sempre avendo un'ottica anche ottimistica sul futuro. Alla nuova compagine del governo regionale, ecco, io chiedo di avere un'attenzione particolare in una regione che ha, ripeto, bisogno di interventi prioritari, urgenti, per mettere questa regione, per dare risposte a quella parte più debole della nostra regione che merita. Però a parte qualche volto noto, io mi riferisco a Mauro Febo, a Nicoletta Verì, sono tutti degli esordienti, ecco, sì. Non la preoccupa qualcosa, perché l'Abruzzo ha bisogno di tornare a correre, non semplicemente di tornare a camminare? Ma io non ho mai avuto preconcetti verso nessuno, e non li ho neanche verso i volti nuovi della giunta regionale. Vediamo come si approcciano rispetto alle problematiche. Noi valuteremo nel merito quelle che sono le decisioni che vengono assunte. Se sono decisioni da noi condivise e che portano il bene dell'Abruzzo e della sua popolazione, noi ovviamente le condivideremo e le sposeremo. Se invece ci sono comportamenti, atti che noi riterremo, così come abbiamo fatto con la giunta passata, perché voglio ricordare che la giunta passata noi abbiamo fatto due scioperi regionali, uno sulla sanità, sui temi della sanità e del sociale, e uno grande
a Lanciano sui temi dello sviluppo, dell'industria e dell'occupazione, e se ci sono invece atteggiamenti che non ci convincono, noi faremo ovviamente la nostra parte. Però ecco, non voglio partire con dei preconcetti, voglio essere, così come sono stato abituato, a decidere e a discutere di merito. Rispetto al merito ci confronteremo. Quattro province completamente diverse, sia da un punto di vista morfologico, ma anche per peculiarità, per caratteristiche. C'è qualche territorio che le dà maggiori preoccupazioni, Michele Lombardo? Beh sì, ci sono territori dell'area interna abruzzese che non soltanto scontano e continuano a scontare uno storico ritardo rispetto alle nostre aree costiere, ma vivono una fase molto preoccupante. Non ci dimentichiamo che le nostre aree interne sono state colpite negli ultimi 10 anni da 2 terremoti, quello del 2009 e quello del 2016, da un inverno devastante che è quello che ha causato purtroppo delle vittime che sappiamo bene, per cui non soltanto c'è un ritardo economico e di sviluppo in quelle aree, oggi c'è un'emergenza in più, cioè dare risposte a un territorio che ha sofferto anche interventi drammatici che hanno piegato ovviamente le gambe. Ora qui ci deve essere la giunta regionale, cioè come noi, dopo anni che ci siamo riempiti la bocca nella necessità di riequilibrare le aree interne a quelle costiere, come noi mettiamo in campo degli strumenti e delle decisioni della giunta regionale che possono effettivamente recuperare questo gap. Uno di questi interventi per noi è la nuova ZES, che deve essere ricostruita e fatta partire in Abruzzo. Perché? Perché noi vogliamo legare la ZES a un progetto infrastrutturale diverso da quello che abbiamo conosciuto nel recente Speriamo passato. Speriamo che sia un sogno che diventi realtà. Sì, più presto. Noi vorremmo legare al corridoio Tirreno-Adriatico l'individuazione della ZES. Il corridoio Tirreno-Adriatico è quello che lega il porto di Civitavecchia al porto di Ortona, vasto, dei nostri porti, e che consente di guardare all'est Europa, quella che oggi viene chiamata la cosiddetta via della seta. Se noi siamo in grado di creare una condizione di passaggio di persone e merci che partono dal Lazio e attraversano il nostro Abruzzo e arrivano a toccare le nostre sponde dei nostri porti per guardare a quelli dell'est, io credo che possa essere uno degli elementi importanti per ricreare un'attività positiva sulle nostre aree interne. Una regione che viaggia con due velocità diverse, quella costiera e quella delle zone interne. Il sindacato e la UIL in modo specifico, che parte farà nel sensibilizzare la classe politica, la classe dirigente, per cercare di risolvere o perlomeno attenuare queste differenze? Noi ci spenderemo, così come ci siamo in questi mesi passati, fino in fondo, perché riteniamo necessario che il riequilibrio di questo territorio regionale e quindi una crescita armonica di tutto il territorio regionale è necessario a tutto l'Abruzzo. Se c'è un'area interna che soffre e che non cresce e un'altra area, che è quella costiera, che cresce, l'area costiera rischia di non crescere quando deve, se si deve trascinare un territorio interno che è una zavorra. Noi invece dobbiamo creare le condizioni, e ci sono tutte le condizioni affinché l'Abruzzo cresca in maniera armonica, aree interne come quelle costiere, per far sì che l'Abruzzo cresca tutto quanto. Se riusciamo, in maniera omogenea, se riusciamo a fare questo lavoro, abbiamo già fatto un lavoro importantissimo per la nostra regione che, ahimè, nel passato le varie giunte che si sono succedute, dobbiamo dirlo, non sono riuscite a fare questo salto di qualità. Concetto chiaro quello espresso dal coordinatore regionale di UIL Abruzzo, Michele Lombardo, ospite graditissimo. Intanto io la esorto ad assaggiare questo primo piatto, poi dico subito che ne seguiranno degli altri, perché qui si mangia molto bene, siamo praticamente a casa all'interno del ristorante pizzeria Gelindo a Silvi Marina, dove la cucina marinara viene esaltata nei suoi odori e nei suoi sapori da autentici professionisti del settore. Intanto Michele Lombardo, si parla di reddito di cittadinanza, si parla di quota 100 e... Dunque, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, i nostri CAF, come ovviamente i CAF anche delle altre organizzazioni sindacali confederali, stanno prestando la propria opera.
vengono persone di vario genere, di vario anche ceto sociale. Dicono però che non c'è stato l'assalto. No, non c'è stata la ressa che temevamo il primo giorno, non c'è stata. Diciamo anche che i CAF si sono organizzati, diciamo anche una cosa, che i CAF si sono organizzati, in particolare quello nostro e la WILS, organizzato con le prenotazioni, cioè è iniziato molto prima con le persone che venivano, che telefonavano a prendere le prenotazioni, per cui si è organizzato in modo tale da anche da evitare le cosiddette file, le resse, esatto. Però insomma diciamo che questo è uno strumento che dà la possibilità alle persone che ne hanno realmente bisogno di poter avere un aiuto, un contributo, e la sfida vera secondo me è quella se questo strumento diventa un vero strumento di politica attiva del lavoro, e cioè se dopo il sussidio c'è anche la possibilità di inviare queste persone a un percorso lavorativo. La vera sfida è questa, perché il sussidio fine a se stesso a un certo punto finisce. Se deve essere un intervento di politica attiva del lavoro, significa che noi leghiamo al momento del sussidio anche la parte legata al processo di utilizzo di queste, di rimmissione di queste persone nel mercato del lavoro, e questo credo che sia la sfida importante. Per quota 100, anche qui non i CAF ma i nostri patronati stanno lavorando per dare risposte a tante persone che vogliono andare in quiescenza, che vogliono andare in pensione sfruttando questa quota 100, e devo dire che sul nostro territorio regionale ci sono molte richieste, molte di più nel pubblico impiego che nel privato, nel senso che è molto di più per esempio nella scuola rispetto agli altri settori del pubblico impiego, però il pubblico impiego la fa nettamente da padrone rispetto ai lavoratori del privato su quota 100, e noi stiamo dando un servizio, come lo diamo sempre ovviamente, quotidiano, che in qualche maniera agevola anche il lavoro che poi l'INPS deve fare. Ma lei sinceramente a queste due misure del decretone ci crede? Qual è il pensiero di Michele Lombardo? Allora, l'ho detto prima, ribadisco, il reddito di cittadinanza diventa uno strumento importante se, così come il legislatore lo ha pensato, se a fianco all'elemento di ammortizzatore sociale, quindi di aiuto economico in un momento di difficoltà che la persona può attraversare, c'è a fianco a questo il percorso di una politica attiva del lavoro, del mercato del lavoro seria, cioè il fatto che questa persona possa e debba trovare una possibilità lavorativa. Un reddito di cittadinanza finalizzato solo ed esclusivamente al sussidio non coglie quelle che sono insomma gli ambiti del ragionamento che anche il legislatore ha fatto, cioè quello di poterlo avviare al lavoro. Quota 100 è un discorso diverso al quale noi come organizzazioni sindacali abbiamo condiviso questo percorso, sblocca in qualche maniera quello che in alcuni casi la Fornero aveva bloccato. Anche qui però io vorrei che questa quota 100, per poter avere un senso compiuto positivo almeno da parte sindacale, possa vedere anche un cambio generazionale nei posti di lavoro pubblici e privati, cioè le persone che vanno via devono essere sostituite dalle giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, se vogliamo dare anche qui un senso compiuto all'intervento legislativo sulle pensioni. Il diritto di poter andare in pensione è fondamentale, è importante, è inalienabile, ma c'è poi il sistema paese che deve ripartire. Se lo utilizziamo questo meccanismo per poter dare nuovi posti di lavoro alle nuove generazioni, diventano due elementi, due strumenti importanti per il Paese. Ecco, ma basteranno reddito di cittadinanza e quota 100 a dare uno scossone, a rilanciare l'economia, secondo lei? No, ovviamente un Paese come il nostro, un Paese industrializzato come l'Italia, non ci dimentichiamo che noi siamo sempre il secondo Paese in Europa più industrializzato, dopo la Germania c'è l'Italia. Questo è un paese che ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno
di piani industriali nazionali, che ha bisogno di un sostegno serio all'Italia che produce. Quindi a fianco a questi strumenti ci deve essere parimenti interventi che facciano crescere il Paese, perché il sussidio, quello che può essere l'intervento sul reddito di cittadinanza, quello che può essere l'intervento su quota 100, regge se poi c'è chi lavora, chi produce e chi paga ovviamente il reddito di cittadinanza e le pensioni. Quindi ci deve essere un sistema che si rimette in moto. E quindi il governo deve spingere fortemente per creare lavoro. Il tema fondamentale del nostro paese è il lavoro. Il filo conduttore. È il lavoro. O noi siamo in grado di ripartire da lì, o se no tutto quello che facciamo a corollario di risposte che comunque va dato alla popolazione, comunque vanno date alla cittadinanza, diventano poi elementi che a un certo punto sbattono contro un muro. Il tema del lavoro diventa fondamentale perché crea la possibilità di reggere il sistema paese in termini economici e di sviluppo. E a proposito del tema del lavoro, pian piano ci avviciniamo al 1° maggio, quindi alla festa dei lavoratori. Se volessimo fare un bilancio di questa stagione, di questo anno, che anno è stato per il lavoro in Abruzzo, con le stesse ovviamente problematiche e le medesime aspettative? Il 2018 e l'inizio del 2019 sono stati mesi, è stato un anno che va letto non in maniera univoca. Ci sono state indubbiamente alcuni risultati importanti. Mi riferisco a una crescita nel 2018 dell'export, mi riferisco a una crescita del livello occupazionale in questa regione, però dobbiamo anche sottolineare che il livello occupazionale che è cresciuto è stato un livello occupazionale con lavori non strutturali, cioè non c'era un lavoro a tempo indeterminato, ma erano lavori precari e a tempo determinato. Purtroppo. E questo è stato un elemento che ci continua a preoccupare. Ed è stato anche l'anno delle grosse crisi industriali, delle grosse vertenze, la Honeywell in capo a tutte, emblematica, una vertenza nella quale una grande impresa della nostra regione decide non di chiudere perché non ha più il lavoro, non ha più il prodotto, ma di chiudere per andare altrove, e sono segnali che ci hanno preoccupato. Però ecco, io quello che dico è che questa regione ha gli anticorpi per poter riprendere il cammino. E noi su questo, come UIL, CGIL e CISL regionali, vogliamo incalzare questa giunta regionale, questo nuovo presidente, a far sì che ci sia la giusta ripresa e ci sia quella giusta crescita che questo Abruzzo merita. Non ci dimentichiamo mai, certo, che noi 20 anni fa non venivamo più annoverate tra le regioni del sud, ma venivamo annoverate tra le regioni del centro che guardavano il nord, la famosa regione cerniera fra il sud e noi. Siamo scivolati in questi ultimi 20 anni, siamo riscivolati a riguardare le regioni del sud. Ecco, dobbiamo recuperare fortemente questo dato. Molte realtà vengono qui, prendono i contributi, stanno qualche anno e poi delocalizzano con la scusa che il costo del lavoro è troppo elevato e vanno via. C'è qualche misura per tenere a freno questo fenomeno purtroppo allarmante? Beh, le misure per tenere a freno questo tipo di fenomeno più che il livello regionale riguardano il livello nazionale, e cioè i governi devono decidere di come dialogare con le multinazionali o quelle società che si vengono a insediare nella nostra regione, come fanno altre nazioni, altri paesi. Mi risulta che in altri paesi è più complicato prendere e andare, e qui è forse un po' più facile. Bisognerebbe invece... Ne abusano di questa cosa? Beh, c'è chi ne abusa, cioè, non ne facciamo di tutto nel buon fascio, però sicuramente c'è chi ne abusa. Il caso Honeywell è un caso emblematico. Parliamo di una realtà industriale che è andata via su scelte strategiche industriali che non hanno riguardato, avevano operai qualificati, avevano un sistema produttivo, una produzione che andava, erano in un territorio sviluppatissimo in termini industriali che è la Val di Sangro, eppure le scelte sono state quelle di andare dove possono produrre a meno costo del lavoro. Ora, noi
non dobbiamo guardare quei paesi dove il costo del lavoro, ahimè, certo, purtroppo continua a essere un costo del lavoro dove in Italia un lavoratore non potrebbe vivere. Noi dobbiamo guardare le democrazie maggiormente sviluppate, e questo è quello che dobbiamo fare in Italia, per cui il legislatore nazionale deve, secondo me, porsela la domanda e deve incominciarsi anche a dare alcuni rimedi. Ovviamente. Qual è la posizione, approfitto dell'occasione per conoscere, la posizione di Will sui centri commerciali? Ce ne sono fin troppi nella nostra regione, negli ultimi tempi si parla anche di megalodue, anche se il TAR ha dato ragione al ricorso presentato. La posizione della UIL? La nostra posizione è molto semplice, noi non abbiamo atteggiamenti e posizioni preconcette verso la grande distribuzione, anche perché lì ci lavorano decine e centinaia di lavoratori che anche rappresentiamo, però anche qui secondo me il buonsenso deve regnare, nel senso che non si può depauperare la storia della piccola bottega o del piccolo negozio che poi contribuisce al mantenimento dei centri storici delle nostre città, che sono anche non solo belli ma sono importanti, come Chieti, come L'Aquila, come appunto, quindi è chiaro, e qui secondo me il legislatore deve mettersi nelle condizioni nelle quali dove un disegno chiaro della presenza dei grandi centri nei grandi centri della distribuzione commerciale non deve ledere quella che è la presenza del piccolo negozio e delle piccole attività, che rimangono comunque un patrimonio del nostro paese e tale devono rimanere. Io credo che i temi fondamentali siano tre: lavoro, sicurezza e crescita. Credo che il 1° maggio rimarcherà esattamente queste tre questioni. Il lavoro, che è la priorità assoluta, lo abbiamo detto prima. La sicurezza, perché continuiamo ad avere molte morti sul lavoro in questo paese ed è un trend che cresce, che sta crescendo nel tempo, cioè c'è un abbassamento dell'attenzione sul tema della sicurezza da parte di molte aziende. Proprio ieri, sono stato al funerale di quel lavoratore che ha perso la vita in quella gru sul mare. Abbiamo, e quindi la sicurezza e poi il tema della crescita, cioè questo è un paese che deve vincere tutte le resistenze e deve tornare a crescere per così come lo abbiamo conosciuto e per così come è cresciuto dal dopoguerra in poi. Si è un po' fermato, si è un po' seduto su se stesso, deve riprendere il cammino, e deve riprendere un cammino veloce, deve correre per recuperare il tempo perduto. Possiamo anche dire che finalmente anche le forze sindacali sono tornate a far quadrato, perché ultimamente c'erano state delle fibrillazioni all'interno delle varie organizzazioni, però ultimamente state andando d'accordo. Ecco, noi abbiamo ospitato in una delle recenti puntate dell'Appetito Vien Parlando anche il neo segretario generale della CGIL Abruzzo, Carmine Ranieri. Anche lui ha detto che il compito sarà quello di unire le forze per cercare di ottenere i migliori risultati. Anche a livello sindacale, uniti si vince. Assolutamente sì. Voglio dire una cosa su questo tema a cui credo. È vero che ed è giusto, e tutti abbiamo lavorato affinché a livello nazionale, dove c'era stato questo sfilacciamento tra CGIL, CISL e UIL, sì, si è recuperato e abbiamo potuto vedere il 9 febbraio la manifestazione nazionale come è andata. Certo. Piazza San Giovanni era gremita, stracolma di persone, quindi vuol dire che quando il sindacato confederale italiano è unito, la gente non soltanto premia il lavoro fatto dal sindacato confederale, ma lo segue. Però devo dire che in Abruzzo, per quella che è la mia esperienza personale, che ormai ho messo i capelli bianchi per cui è di annata, devo dire che anche nei momenti di maggior frizione a livello nazionale, UIL, CGIL e CISL, Abruzzo hanno sempre cercato di avere un atteggiamento unitario, quantomeno sui temi più delicati, più importanti e più urgenti. Ecco, questa nostra tradizione dobbiamo mantenerla e forse anche espanderla a livello nazionale per far sì che il sindacato confederale viaggi unitariamente sui temi importanti che ci riguardano.
In poche parole, prima di chiudere, possiamo fare anche un bilancio dell'attività svolta da Michele Lombardo come coordinatore regionale di UIL Abruzzo? Ma non vi è dubbio che si può fare sempre di più, questo c'è. Però ecco, io lavoro 14, 15, 16 ore al giorno e do tutto me stesso al sindacato e alla mia organizzazione sindacale confederale. Ho preso in mano l'organizzazione da un segretario generale di tutto rispetto che è Roberto Campo e che salutiamo e che saluto anch'io con affetto, ed era già un'organizzazione in salute. Oggi la UIL in Abruzzo, posso dire anche in modo sereno e pagato, che è un'organizzazione che è presente su tutto il territorio regionale, che rappresenta in alcuni settori anche leader. In alcuni settori anche leader, che rappresenta più di 52.000 persone in questa regione. Che non è poco. E quindi credo che ci stiamo bene. Il mio augurio che faccio a me stesso e a tutta la mia organizzazione è di essere sempre crescenti, non soltanto nei numeri, ma crescenti anche nella qualità della proposta per la crescita di questa regione. Cioè la gente ci deve guardare perché gli diamo una strada possibile e credere al sindacato, in questo caso non dico della UIL, al sindacato confederale in generale, perché il sindacato continua a essere, dopo tutte le botte che ha preso, dopo tutti i problemi che ha avuto, una guida per il nostro paese e per la nostra regione. Che belle parole, parole firmate da Michele Lombardo, segretario generale di UIL Abruzzo, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno del ristorante e pizzeria Gelindo a Silvi Marina, una struttura dove ci si trova assai bene, con la cucina marinara protagonista della scena sia ora di pranzo che ora di cena. Autentici professionisti saranno a vostra disposizione tutti i giorni. Io ricordo allo stesso tempo anche un'altra struttura che merita di essere visitata da parte vostra, vale a dire il ristorante motel Boston sulla statale Adriatica. Anche qui la cucina marinara protagonista, una cucina marinara da assaggiare, da gustare, nei piatti che hanno fatto davvero la storia di questo settore. Grazie a Michele Lombardo della UIL Abruzzo, grazie a tutto lo staff del ristorante pizzeria Gelindo di Silvi Marina, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire.